Benvenuti ad un nuovo appuntamento con TG Video Diritto. Queste le principali news. Scudo fiscale. Via libera alle nuove disposizioni contenute nel correttivo del decreto anticrisi. Cassazione. È legittima la pubblicazione della sanzione disciplinare inflitta all'avvocato. Scuola. Varate le norme salva precari. Domande entro il 9 ottobre. Blackout del 2003. La Cassazione nega il risarcimento del danno. Occorre la prova in concreto. Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale di sabato scorso la legge di conversione del decreto legge numero 103, contenente alcune disposizioni correttive del decreto anticrisi. Le principali novità riguardano l'istituto dello scudo fiscale per favorire il rientro dei capitali dall'estero. In particolare si prevede l'anticipazione del termine al 15 dicembre 2009 anziché il 15 aprile 2010, l'ampliamento dei benefici premiali per chi decide di far rientrare i capitali. Il contribuente, presentando la cosiddetta dichiarazione riservata, si pone al sicuro da ogni attività di accertamento tributario e contributivo sugli imponibili relativi a periodi di imposta per i quali non sono ancora scaduti i termini per l'accertamento, oltre ad assicurarsi la non punibilità dei reati di infedele e omessa dichiarazione, falso in bilancio, occultazione o distruzione di documenti, false comunicazioni sociali, dichiarazioni fraudolente. Il professionista che vede pubblicato su una rivista l'esito di un procedimento disciplinare a suo carico non ha diritto al risarcimento del danno. È quanto stabilito dalla terza sezione civile della Corte di Cassazione con la sentenza numero 28819 depositata il 29 settembre scorso. La Suprema Corte ricorda infatti che ci sono forme di pubblicità legale che permettono a chiunque di prendere visione dei provvedimenti adottati dall'Ordine. Ai precari è attribuita la precedenza assoluta nell'assegnazione delle supplenze per assenza temporanea del personale in servizio nelle scuole. È quanto stabilito dal decreto 29 settembre 2009, numero 82, firmato dal ministro Gelmini martedì scorso, in attuazione del decreto legge 25 settembre 2009, numero 134. I soggetti interessati a fruire del beneficio dovranno presentare domanda, sulla base dei modelli allegati al decreto, entro il termine perentorio del 9 ottobre 2009 all'istituzione scolastica in cui detto personale, nell'anno scolastico 2008-2009, era in servizio con contratto per supplenza annuale o sino al termine dell'attività didattica. I danni subiti in occasione del noto blackout che ha interessato il nostro paese nella notte tra il 27 e 28 settembre 2003 devono essere valutati in relazione al caso concreto. È quanto si evince dalla lettura dell'ordinanza numero 20324 del 21 settembre 2009, emessa dalla terza sezione civile della Corte di Cassazione. Nel caso di specie, un cittadino aveva ottenuto risarcimento dei danni subiti per l'avaria dei cibi conservati in frigoriferi e congelatori, spenti per diverse ore a causa del blackout. Secondo i giudici di legittimità, la motivazione della decisione di merito è apodittica, poiché ha preteso di trasformare la regola probabilistica generale in regola di inferenza probabilistica, adeguata al caso concreto, senza offrire alcuna giustificazione.